Saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi proviamo il nuovo Nokia 808 Pure View. Un telefono molto particolare. Ieri stavo parlando con una persona di questo telefono e dopo un po' che lo smanettavamo ci siamo detti se sia uno smartphone o se forse non sia più corretto soprannominarlo una fotocamera che telefona. L'808 è infatti un oggetto estremamente particolare. Nokia ha spinto moltissimo l'acceleratore per quanto riguarda le potenzialità della fotocamera di questo smartphone. Lo smartphone, andando a fare un'analisi sommaria, è uno smartphone che utilizza ancora l'ormai super collaudata piattaforma Symbian, in questo caso nella release Bell, piattaforma Symbian che, devo dire molto sinceramente, è moltissimo tempo che non uso e che ho ritrovato con piacere, più o meno con le caratteristiche storiche di buon funzionamento un po' in tutti i reparti, direi anche opportunamente aggiornato per non avere dei grossi imbarazzi quando confrontato con le piattaforme più attuali tipo Android di Google o iOS di Apple. Certamente si vede qualcosa che ha radici ormai in un periodo che sta diventando piuttosto lungo, ma direi che quelle cose essenziali dell'utilizzo del telefono quotidiano vanno piuttosto bene. Mi riferisco assolutamente alla parte telefonica che svolge egregiamente il suo lavoro, direi come tradizione Nokia, ma ho trovato anche un buon funzionamento per quanto riguarda il browser, che forse è leggermente meno, non so come dire, esplosivo nel caricamento della pagina, ma comunque regala una gradevolezza di navigazione assolutamente al passo con i tempi. Stessa cosa dicasi per quanto riguarda l'interfaccia che ha acquisito la possibilità di essere completamente personalizzata con i collegamenti e widget. La possibilità di creare multipagine con diversi sfondi, quindi direi che un telefono che anche per quanto riguarda la parte interfaccia e sistema operativo è estremamente gradevole da usare. È presente anche questa tendina a scorrimento che assomiglia appunto alle stesse che troviamo anche su altri sistemi operativi che funziona sia per le notifiche che per questi tasti ad accesso rapido. Adesso diamo un'occhiata veloce appunto al telefono in maniera un po' più superficiale rispetto al solito, magari ci concentriamo un po' di più sulla fotocamera. Facciamo così, vediamo un attimo la grafica e la lista di programmi che possiamo trovare. Troviamo diversi programmi preinstallati, i client dei social network o di YouTube, una bellissima rubrica, la galleria, il lettore audio e video e alcuni giochi preinstallati. È interessante trovare anche Juico Spotlight, che è un anzi questo è Juico Spot, è la versione full che permette di trasformare il telefono in un router wifi. Vediamo un po' le caratteristiche hardware del telefono. Sono caratteristiche veramente di primissimo livello. La parte frontale prevede un display da 4 pollici, un display AMOLED con risoluzione 360x640. Qui forse si tradisce un pochino una risoluzione che veniva utilizzata un po' di più di qualche anno fa, ma comunque il display trovo che sia veramente molto molto interessante. Sensori annegati sotto il vetro nella parte superiore, capsula auricolare, un tasto che in modalità standby ci permette di visualizzare il tasto di accensione. Quando invece andiamo a effettuare qualche altra operazione, vedremo comparire il tasto rosso di chiusura delle chiamate, il tasto verde di accettazione o il tasto centrale che funge da tasto home per ritornare sempre alla schermata principale. Nella parte destra abbiamo bilanciere per il controllo del volume, tasto di sblocco dallo standby, un tasto di scatto della fotocamera che mi sembra fatto piuttosto bene a doppia corsa.
Nella parte bassa troviamo il microfono e lo sgancio rapido del cover, nulla nella parte sinistra, nella parte superiore presa HDMI, presa USB, micro USB e il jack da 3,5 mm. Direi che i materiali sono veramente di primo ordine. Il telefono, una volta assemblato, non scricchiola, dà una sensazione di grande solidità e molto piacevole da maneggiare. Se devo essere sincero, non mi fa impazzire esteticamente, gradisco delle forme un po' più squadrate di solito. Passiamo un attimo a vedere l'hardware, che anche in questo caso è veramente, veramente di primo ordine. Vi dico intanto che le misure sono 123,9 x 60,2 x 13,9 mm. Di spessore, poi vedremo che lo spessore è determinato in grandissima parte dalla fotocamera. Il peso è di 169 grammi, quindi il telefono non è leggerissimo. Dicevamo dell'hardware: il telefono è mosso da un processore molto potente, un dual core da 1,3 GHz. Con 512 MB di RAM e la scheda grafica separata. Abbiamo anche 16 giga di memoria fisica integrata, che sono espandibili anche con presa con una scheda di memoria micro SD. Interessanti anche i valori dello scambio dati, che ci offrono un 14,4 megabit in download e 5,76 in upload. Parliamo a questo punto dell'elemento più importante di questo telefono, la fotocamera. Giriamo il telefono, cosa che prima non ho volutamente fatto, e ci si presenterà questa gigantesca fotocamera che, come possiamo vedere, crea una gobba anche piuttosto evidente sul retro del telefono, che forse non lo rende bellissimo da un punto di vista estetico, forse è un pochino ciccione, però la fotocamera è veramente un'opera d'arte. Abbiamo una fotocamera con vetri Carl Zeiss, quindi stiamo parlando di materiale veramente di primissimo livello. Una fotocamera che monta un sensore assistito da un software veramente molto evoluto. Il sensore è da ben 41 megapixel. La macchina può scattare con risoluzioni effettive di 38 megapixel in formato 4 terzi, di 36 megapixel in formato 16 noni. Come si può vedere, siamo in presenza di una fotocamera veramente con dei valori impressionanti. Quindi parliamo veramente di una fotocamera che si può definire senza imbarazzi come una autentica fotocamera. Abbiamo il vetro qui a copertura della parte ottica. Abbiamo un doppio flash, uno allo xenon che ci permetterà di illuminare le scene durante le foto al buio. Abbiamo un illuminatore separato, un LED, che possiamo utilizzare separatamente durante le riprese video. Interessanti i dati della focale, che sono con un'apertura di luminosità 2,2. La focale è una focale che parte da 28 mm in modalità 4 terzi e 26 mm in modalità 16 noni. Questa focale può essere modificata anche tramite uno zoom digitale che Nokia dichiara essere funzionante senza nessuna perdita di qualità dell'immagine. Devo dire che questa cosa è molto vicina al vero. Direi che lo zoom 4x funziona piuttosto bene, la perdita di qualità dell'immagine è veramente una cosa irrisoria. Quindi un complimento a Nokia per essere riuscita a far funzionare bene questo tipo di funzione, che si può ritrovare anche in alcune fotocamere compatte di alto livello in maniera molto ben funzionante, diciamo. Continuando a parlare della fotocamera, come si può vedere anche in un video che è stato caricato sul nostro blog di presentazione del PureView, ha una caratteristica particolare, che è appunto l'accesso di questo software che si integra nel funzionamento della fotocamera. Se noi vogliamo, potremmo utilizzare, come dicevo prima, la fotocamera in piena risoluzione. La fotocamera genererà un file di dimensioni veramente ragguardevoli, 38 megapixel, anche se in un JPEG compresso sono veramente molto pesanti. Se invece decidessimo di attivare la funzione PureView, che possiamo attivare da questo tasto che si chiama Creativa,
il telefono ci permetterà di ottimizzare il funzionamento di questa valanga di pixel, portando la risoluzione dell'immagine a 3, 5 o 8 megapixel. Detto in parole un po' povere, anche perché il sistema è abbastanza complesso, devo confessare, anche per me. La parte intelligente della fotocamera scatterà un'immagine in piena risoluzione per poi andare a estrarre le parti migliori delle immagini che abbiamo acquisito, andando a comporre un'immagine da 8 megapixel di altissima qualità. Quindi il sensore non verrà utilizzato per generare un'immagine con delle proporzioni enormi, ma un'immagine con proporzioni, con dimensioni interessanti, perché 8 megapixel comunque è una foto piuttosto grande, con un'altissima qualità. Devo dire assolutamente che questo risultato funziona, è veramente evidente. La fotocamera funziona in un modo impeccabile in quasi tutte le occasioni che l'abbiamo provata. Abbiamo provato a scattare qualche macro, che vedremo anche di magari di caricare poi sul blog. Devo dire che la fotocamera è veramente una delle cose migliori che mi sia mai capitato di provare utilizzando delle fotocamere. E molto interessante anche la funzione video, che prevede Full HD a 1080 punti con acquisizione stereo delle immagini. Un'altra cosa che, prima di vedere un po' le caratteristiche della fotocamera nelle impostazioni, è interessante è la capacità di raffica. Continuando a tenere premuto il tasto, il telefono continua a scattare delle immagini in sequenza. Ora, la velocità non è di quelle che fa gridare al miracolo, non stiamo parlando di raffiche da 5-6 scatti al secondo. Ora, non ho avuto modo di fare una presa di tempo effettiva, ma sentendola così direi che siamo forse intorno a uno scatto abbondante al secondo, forse due. Siamo comunque vicini alla velocità di scatto di alcune reflex entry level, quindi se consideriamo che le stiamo utilizzando su un telefono, la cosa mi sembra piuttosto interessante. Andiamo a vedere anche alcune delle caratteristiche che caratterizzano di più la fotocamera. Abbiamo possibilità di acquisizione automatica, il telefono decide sempre lui come muoversi, la modalità scene, che passerà dal panorama al full automatico, a una macro molto ben funzionante, ritratto, sport, notturno, ritratto notturno quando abbiamo un soggetto e dietro abbiamo lo sfondo nero, abbiamo le luci a riflettore, addirittura la neve. Quindi il telefono cercherà di adeguarsi a tutte le situazioni che gli proporremo. O se no potremmo avere delle impostazioni personalizzate. Possiamo scegliere la risoluzione completa, che ci chiederà la proporzione o 4 terzi o 16 noni, come dicevo prima. Si può scegliere il livello di compressione del JPEG, normale e super fine. Possiamo addirittura andare a chiedere la tonalità dei colori, quindi il normale, vivido, il seppia per fare delle immagini anticate, o il bianco e nero. Abbiamo le modalità di acquisizione, l'autoscatto e poi una valanga di personalizzazioni. Possiamo controllare la saturazione, il contrasto, la nitidezza, possiamo accedere anche qui ad altre preferenze, possiamo far comparire la griglia di composizione, possiamo attivare l'audio, la stabilizzazione video, l'illuminatore ausiliario per l'autofocus, dove parcheggiare le nostre immagini. Sono delle caratteristiche che ci è capitato di vedere in passato anche in qualche telefono, ma direi che qui c'è un condensato veramente veramente di altissimo livello. In questa modalità possiamo anche vedere la regolazione del contrasto, una valanga di opzioni. Abbiamo la possibilità di modificare anche i valori ISO. In questo caso ce lo propone in automatico, ma la scala va da 50 ISO fino a 1600 ISO, quindi diciamo, per chi ha poca voglia di smanettare tutti questi valori, perché non ha voglia o per chi non ha conoscenza, il telefono offre delle funzioni automatiche molto ben funzionanti. Per chi ha la malizia di andare a sfruttare
alcune caratteristiche un po' più evolute, quindi la voglia di arrivare a un full manuale nella gestione della fotocamera, diciamo che questo telefono fotocamera ci permette veramente di sbizzarrirci. Bene, io direi che posso fermarmi qui con questa presa di contatto con il PureView. Facendo un riassunto, come dicevo all'inizio, ho trovato con piacere il Symbian, l'ho trovato direi molto aggiornato e sicuramente più al passo con i tempi di qualche periodo fa. Direi che Nokia, come aveva fatto con alcuni telefoni storici, mi viene in mente uno su tutti, l'N95, ha trovato uno straordinario bilanciamento tra un utilizzo quotidiano del telefono e la sua parte multimediale. Chiaramente ci riferiamo alla fotocamera, che è veramente una chicca di valore assoluto. Direi che è un prodotto che merita dell'attenzione. Chiaramente poi bisognerà vedere quali saranno gli sviluppi futuri, che strade Nokia sceglierà per il suo sistema operativo, non è ancora perfettamente chiaro. Bene, un ringraziamento allo Stockhaus di Corso Sempione a Milano che ci ha messo a disposizione questa unità di prova e un saluto da Ivan.